Nella puntata di oggi andremo alla scoperta dell'agricoltura e del paesaggio medievale. Paesaggio che, tanto per cambiare, non è rimasto immobile lungo tutto il Medioevo. Anzi, ha conosciuto profondi cambiamenti e più di una volta. Il primo grande cambiamento si ha con la caduta dell'impero romano. Nel mondo dei romani il paesaggio era molto controllato dall'uomo. Le zone coltivate erano organizzate dallo Stato, suddivise in campi delle stesse dimensioni, servite da strade, da canali. Con le invasioni barbariche tutto questo cade. Non c'è più la capacità di difendere le zone coltivate. Da cosa? Dall'incolto. Anche i romani avevano le zone incolte, la foresta, la montagna, ma le tenevano a distanza, per così dire. Invece nel Medioevo l'incolto comincia a mangiarsi le coltivazioni. Bisogna anche pensare che c'è molta meno popolazione. Le epidemie, le guerre hanno diminuito il numero delle persone che lavorano la terra. In certi momenti si ha quasi l'impressione che le zone dove i contadini abitano e coltivano diventino un po' delle radure assediate dalla foresta, dalla palude. Però c'è anche un vantaggio in questo. Mentre per i romani zona coltivata e incolto erano nettamente separate e l'incolto non serviva a niente in fondo, adesso invece l'incolto viene integrato nella vita umana. La gente vive nella foresta, va a caccia, fa legna, soprattutto fa pascolare le grandi greggi di maiali, che sono la vera risorsa dell'agricoltura e dell'alimentazione medievale, insieme alla pecora. Poi verso il 1000 c'è l'altro grande cambiamento. La popolazione ricomincia a crescere, bisogna dare da mangiare a molta più gente e allora comincia un lavoro che dura secoli di allargamento dei campi. Si aggredisce l'incolto, i contadini a colpi di roncola cominciano a tirar giù la boscaglia, ciascuno allarga il suo campicello. Spesso poi ci sono anche interventi, come dire, pianificati dall'alto. Un'intera foresta che magari appartiene a un monastero viene tirata giù e nasce un nuovo villaggio che prima non c'era. Ancora oggi, se andiamo a vedere i nomi dei nostri paesi, ritroviamo le tracce di quest'epoca che gli storici hanno chiamato dei grandi dissodamenti. Quanti comuni, quante frazioni ci sono in Italia che si chiamano Villa Nova, Borgo Nuovo, Castel Nuovo? Sono tutte tracce dell'enorme sforzo che l'uomo ha fatto nel Medioevo per riconquistare il paesaggio. Ecco, in questa puntata vedremo dunque il lavoro contadino, ma anche il lavoro degli artigiani. Vedremo tanta gente al lavoro. E qui vorrei dare un consiglio che spero possa essere utile a qualcuno di quelli che ci guardano. Molte scene di questi documentari sono girate utilizzando, come dire, le rievocazioni, quelle manifestazioni che sono così diffuse, che piacciono così tanto a tutti noi, in cui ci si veste in costume medievale e si sfila per il paese o per la città, si rievocano le botteghe, i lavori, i mestieri. Ecco, io ho notato proprio vedendo questi documentari una cosa. Che in genere quelli che impersonano i personaggi del Medioevo ritengono di dover marciare con passo solenne, muoversi in modo lento, autorevole, parlare in tono retorico, impostato. Noi sappiamo che il Medioevo non era così. La gente del Medioevo non era fatta in quel modo, non era pomposa e solenne. Quella epoca non era un'epoca di retorica e di formalismo, di ipocrisia. Sono vizi di altre epoche, non del Medioevo. La gente del Medioevo era molto disinvolta, spregiudicata. Parlavano dicendo quel che gli veniva in mente, senza farsi tanti scrupoli. E anche nel modo di muoversi, di gesticolare, erano molto liberi. Quella è un'epoca in cui ci si sedeva per terra, in cui anche i re si sedevano per terra. Ecco, io credo che dovremmo reimpararlo tutto questo, specialmente i maschi. Perché, a dire il vero, le donne in costume medievale sono in genere più capaci di essere disinvolte. Invece gli uomini che io ho visto in questo documentario e in altri hanno questa tendenza appunto alla solennità. Se impareranno a superarla saranno più vicini a quella che era davvero l'esperienza della vita del Medioevo, la vita dei nostri antenati. Buona visione.
Nel Medioevo la produzione della ricchezza si basa sul lavoro della terra. L'economia agraria vive una sostanziale continuità col passato e risente meno di molti altri strati sociali del crollo dell'impero romano. Lo sforzo per tenere sotto controllo l'ambiente e per conquistarne ulteriori spazi è un duro lavoro quotidiano che non può mai attenuarsi, pena la perdita di quel limitato predominio tanto faticosamente conquistato. Se noi potessimo immaginare anche le zone già intensamente occupate e colonizzate in epoca antica, durante l'Alto Medioevo, dovremmo immaginare un paesaggio profondamente diverso rispetto a quello odierno. Un paesaggio che è stato definito giustamente un vero regno della foresta e della palude. I contadini rappresentano ovunque la grande maggioranza della popolazione e il loro lavoro è la base produttiva per il sostentamento dell'intera società. La natura non ancora addomesticata è una sfida per l'uomo che vede in lei risorse naturali da sfruttare, terreno sottratto all'agricoltura e all'allevamento, e la percepisce quale dimora di emarginati sociali e creature pericolose. Immaginiamo, come dire, un oceano di incolti nell'ambito del quale emergono isolati alcuni elementi, alcune piccole croste, se così posso dire, di coltivo, di solito al limite della sussistenza, con una scarsa produttività, con un'attrezzatura anche agronomica, tecnica estremamente arretrata. La cultura contadina è il punto di arrivo di secoli di conoscenze empiriche, pratiche, mescolate a un vero e proprio universo astratto e simbolico. Non solo una competenza sui modi e i tempi di semina, raccolta e conservazione dei prodotti della terra, ma anche un insieme di pratiche e rituali propiziatori propri della religiosità pagana, una commistione tollerata dalle autorità ecclesiastiche e a volte praticata dal clero rurale. Nel lavoro si sfrutta la forza degli animali e l'energia idraulica dei mulini. Ma è soprattutto alla propria forza che l'uomo deve fare affidamento, col supporto di tecniche e arnesi semplici, in un costante corpo a corpo con l'ambiente. Il paesaggio si modifica lentamente, di generazione in generazione. La bonifica di sempre più ampi territori, il disboscamento massiccio e l'introduzione di innovazioni agricole stravolgono l'aspetto originario di molte zone nell'arco di un solo secolo. L'VIII secolo vede l'affermazione del sistema produttivo curtense, che si basa sulla condizione mista delle terre. Una parte dei terreni, quella più fertile, viene coltivata dai servi per il sostentamento della famiglia del signore, mentre i possedimenti più ampi vengono dati in affitto ai coloni. Normalmente queste forme di esercizio del potere, che si spiegano proprio nel corso dell'età medievale, sono una realtà diffusa, che si manifesta con una fenomenologia estremamente varia, ma che fondamentalmente si riporta ad un principio. Il padrone di terra diventa anche signore di uomini ed esercita sugli uomini forme di potere che sono le più diverse e graduate a seconda delle situazioni.
I coloni occupano piccoli poderi chiamati mansi, ciascuno dei quali riesce a offrire di che vivere a una sola famiglia. Gli affittuari sono obbligati non solo a lavorare, ma anche a migliorare le condizioni della terra del manso. Devono versare un affitto molto salato, spesso consistente nella parte migliore del raccolto, e si sottopongono alle corvée, prestazioni gratuite nelle terre del padrone. Noi normalmente parliamo in riferimento ai servizi dovuti dai coloni, dai contadini, che si trovano anch'essi in una posizione di semilibertà o di semiservitù, a seconda di quel che si voglia dire, le chiamiamo corvée, con un'espressione francese, normalmente nei testi medievali sono qualificati come opere, e consistevano in una quantità di servizi attraverso i quali si, diciamo, materializzava la forma di dipendenza del colono, appunto, nei confronti del signore. Il sistema carolingio è un'economia chiusa, autosufficiente, in cui i pochi scambi commerciali si limitano ai mercati locali. Nella Curtes si tende a fabbricare anche tutto il necessario per il lavoro, dagli attrezzi ai vestiti. Si è creato nell'Ottocento il grande luogo comune del servo della gleba. Cioè, come se esistesse una figura che non è di liberi, non è di servi, ma è come si trattasse di semiliberi in cui la servitù consisteva nell'essere ancorati alla terra. In realtà questa figura o esiste pochissimo o, secondo alcuni, non esiste affatto. In linea di massima, nella medievistica professionale degli ultimi anni, si dice che i servi della gleba non sono esistiti. Gli abitanti di una qualunque campagna medievale avevano le idee chiare, abbastanza chiare, su che cosa poteva chiedere il signore del castello che forniva loro protezione, a cui quindi si dovevano una serie di prestazioni, ad esempio a degli impegni a mantenere il castello in ordine, perché serve a difendere tutti. E però sapeva anche che doveva pagare delle cose in quanto contadino, non in quanto suddito. All'interno di questi confini, confermo integralmente a te e ai tuoi figli ed eredi tanto la casa con il suo piano superiore, la corte, gli orti, le terre e le vigne, i prati, le selve, i rivi e i pascoli, i beni mobili e quelli immobili, tutto ciò che nel suddetto casale e nelle sue dipendenze appartiene per legge a quella porzione e a quella che ho aggiunto. La confermo integralmente a te a titolo di livellario. A queste condizioni: che tanto tu che i tuoi figli ed eredi per la suddetta casa e i suoi beni dovete fare delle corvée. E inoltre vi impegnate a migliorare le condizioni della casa e a non peggiorarle. In linea di massima, uno strumento formidabile per l'emancipazione del mondo contadino e la lievitazione di un ceto medio fu costituita dal cosiddetto livello. Contratto che appunto viene da libellus, piccolo libro ma significa contratto scritto, mediante il quale agli abusi perpetrati dai signori e mai definiti se non dalla consuetudine, si finisce invece per sostituire un atto scritto il quale con precisione quantifica e definisce i reciproci obblighi dell'uno rispetto all'altro. E se voi farete tutte queste cose, e io, Pietro, o i miei successori vi imporremo con la violenza qualcosa in più, allora io, con i miei successori, prometto di pagare a te o ai tuoi figli ed eredi una multa di 100 solidi. E voi potrete uscire da questa casa con tutti i beni mobili, perché così si è stabilito fra noi. Thank you.
centri di cultura, arte e innovazione, i monasteri donano un grande contributo all'evoluzione delle tecniche agrarie. Le donazioni dei signori e i lasciti testamentari effettuati nella speranza di salvare la propria anima portano i monasteri e le abbazie ad accumulare ingenti proprietà fondiarie. L'abbazia è il maggior monumento della pietà e della munificenza dei conti di Collalto e richiediamo la protezione apostolica per il monastero da loro fondato. Intere famiglie di contadini vivono nelle fattorie sparse nei vasti possedimenti dei monasteri, certi di vivere una condizione vantaggiosa e riponendo cieca fiducia nella protezione dei monaci. La benedizione dei campi e dei raccolti per scongiurare epidemie e maltempo, la preghiera come mezzo per invocare la pioggia, il timore di una divina punizione per tenere lontani i conquistatori. Intorno all'anno 1000, le aree rurali vivono un periodo di grande trasformazione che riguarda tanto la struttura produttiva quanto le tecniche di coltivazione. È soprattutto grazie allo sforzo promosso da monasteri, signori, comunità rurali e anche dalle città che si attua un consistente aumento della produzione agricola. Un investimento di grande portata i cui vantaggi non sono solo economici, ma anche amministrativi, creando nuovi punti di controllo sul territorio. Dal 1000 in poi si innescano meccanismi di profondo rinnovamento anche per quanto riguarda il paesaggio e l'agricoltura. Il primo più vistoso fenomeno è quello della graduale, progressiva espansione dei coltivi. Finalmente il rapporto uomo-ambiente si invertì, nel senso che ci fu un attacco veramente concentrico di singoli signori, di abbazie, di comunità cittadine di villaggio, comunità rurali, eccetera, proprio a vere grandi selve che ricoprivano ancora intorno al 1000 buona parte dell'Europa. Oltre alla lotta contro boscaglia e sterpi, che permette di conquistare giorno dopo giorno piccole aree di terra, i contadini si spingono fin dentro la foresta attraverso un consistente abbattimento di alberi secolari. Molte le terre che vengono strappate alle paludi e al mare, con imponenti opere di bonifica e con la realizzazione, allo stesso tempo, di preziosi sistemi di irrigazione. Mentre i piccoli proprietari hanno una notevole funzione, sono stati chiamati pionieri del dissodamento, hanno una notevole funzione nel produrre delle macchie di dissodamento capillari, ma molto efficaci, in grande quantità, che spiegano moltissimo l'allargamento del territorio agrario intorno al 1000. L'aumento demografico e la crescita esponenziale dei consumi spingono le autorità comunali a finanziare, alla fine del XII secolo, azioni di bonifica a chilometri di distanza dalla città, contraendo contratti di esclusiva con i contadini per l'approvvigionamento delle derrate alimentari. I proprietari di terra, ricchi di terra appunto, ma desiderosi di poter fare investimenti su questi terreni per renderli più produttivi, diedero vita a una quantità di contratti che favorivano anche chi aveva il possesso effettivo, anche se non la proprietà della terra, invogliandoli a introdurre elementi di miglioria, a dissodare, a scavare fossati, ad abbattere alberi altofusti e a mettere a cultura
le cosiddette terre nuove, chiamate in forme diverse. In Italia si chiamano Novalia, Ampli, in Francia Essar e via dicendo. Una bella mattina di primavera, verso la fine del regno di Carlo Magno, il contadino si alza presto, perché è il giorno in cui deve andare a lavorare la terra dei monaci e non osa far tardi per paura dell'amministratore. È giorno di aratura e quindi prende con sé il grosso bove e il suo figliolo perché gli corra a fianco con un pungolo e raggiunge i suoi amici che vengono da qualche fattoria del vicinato e che vanno anch'essi a lavorare alla casa grande. In campo agricolo, il fabbro è il personaggio chiave dell'innovazione. Apre la sua bottega nei villaggi di campagna e si occupa della ferratura degli animali, dell'aggiunta di parti metalliche agli utensili e alle ruote di carri e carriole, di dotare l'aratro di parti in metallo, come il vomere, che permette di affondare di più nel terreno. Un aratro con la punta in metallo, molto pesante, che poggia su ruote, che affonda in modo piuttosto profondo nella terra e rovescia la zolla, la rovescia in modo che la terra viene di nuovo fecondata attraverso questa operazione rispetto al vecchio aratro a punta indurita che era soltanto un solco effettuato nella terra. L'acqua è un bene fondamentale per l'economia agraria. La forza motrice dell'acqua è un po' il petrolio medievale. Il corso dei fiumi vede la nascita di innumerevoli mulini, tutti di proprietà diretta dei signori feudali, che per il loro uso trattengono una quota del macinato, ovviamente sempre la parte migliore del raccolto. In epoca signorile, diciamo così, il mulino diventa anche uno strumento in mano del grande signore feudale, del grande proprietario, che impone a tutti i contadini di una certa area di servirsi del proprio mulino pagando al signore il diritto di macina. È il cosiddetto mulino bannale. Quindi diventa in certe aree, all'interno della signoria rurale, persino uno strumento di esazione fiscale. I mulini soppiantano le macine a mano, usate quotidianamente dalle donne per produrre la farina necessaria alle loro famiglie, macine che vengono addirittura sequestrate dalle guardie inviate dal signore che vedono in esse un mancato guadagno. Con i mulini si macina il farro e altri cereali, si spremono le olive oppure si lavorano il cuoio e i tessuti. Molteplici funzioni e una sola fonte energetica, motore, dopo il mille, di un'intera società. Sparsa, la casa isolata sul podere, sulla terra da coltivare, è un fenomeno rarissimo nel Medioevo. Rarissimo perché il Medioevo, quello alto, quello basso, è dominato dall'insicurezza. I contadini devono vivere a contatto tra loro per mettere in qualche modo in funzione forme di difesa. Le vicende della terra medievale si vivono all'interno dei villaggi, composti da strutture abitative simili a capanne, esposti ai pericoli, che punteggiano come isole le enormi distese pianeggianti. Vicino agli insediamenti si estendono le aree coltivate,
a loro volta contigue a boschi e foreste dai quali attingere la legna necessaria e gli ampi terreni utilizzati per il pascolo degli animali e per la raccolta di frutti spontanei. Il villaggio viene cinto da opere di difesa che possono essere all'inizio palizzate in legno e più spesso, laddove anche il materiale è abbondante, da vere e proprie mura. Questi villaggi cinti da mura, che possono ospitare poche decine o qualche centinaio di famiglie, prendono il nome di castello. Quindi il castello, non come noi lo immaginiamo a volte nel Medioevo, la fortezza, il maniero, ma il castello come un insediamento cinto da mura che ospita un numero più o meno alto di famiglie, molte volte legate alla coltivazione della terra. Spesso la cittadinanza rurale è chiamata a contribuire alla costruzione e il rafforzamento delle mura, a eseguire lavori di ristrutturazione del castello, mentre le donne tessono e ricamano tessuti e stoffe sotto l'attenta supervisione della dama castellana. La debolezza ed inferiorità della natura femminile impongono che il campo in cui le donne dispongano di una certa autonomia sia ben circoscritto. I suoi andirivieni all'esterno devono limitarsi a percorsi ben controllati: chiesa, lavatoio, forno pubblico o fontana. Una buona moglie, una donna accorta, dolce e temperante, saprà regolare la circolazione interna dei beni che, per opera dell'uomo, affluiranno dall'esterno verso la casa. Il marito conta di trovare, nel calore del focolare, il riposo ed i piaceri del bagno caldo, della tavola servita, del letto pronto. L'anziano è il depositario della saggezza popolare, dell'esperienza e del potere concreto nella famiglia. È lui il capofamiglia e, insieme ai suoi coetanei, decide della vita comune del villaggio durante le frequenti riunioni dei decani. Loro sono i detentori del potere contrattuale nei confronti del signore di turno, i giudici interni al villaggio, spesso patrocinati dal parroco, che si vede sgravato dal prendere decisioni impopolari. E all'interno di questi villaggi lo scopo principale è cercare di sviluppare una qualche forza contrattuale nei rapporti prima coi signori e poi coi comuni. Questa forza contrattuale non è di solito realizzata da un capo di villaggio. In realtà la cosa decisiva, su un piano più empirico che non politico, sono le riunioni dei capifamiglia. Riunioni dei capifamiglia che provano a decidere insieme che tipo di produzione agraria conviene anche consigliare al potere superiore, sia esso comunale o signorile. Se l'anziano domina all'esterno, la casa è governata dalle donne che se ne prendono cura, che trasformano in prodotti finiti il lavoro dei loro mariti, che tessono e filano davanti al focolare e attendono la messa domenicale per poter esporsi alla vita sociale. I ragazzi portano al pascolo gli animali, pungolano i buoi che lavorano all'aratro e crescono nell'ignoranza, attingendo alle sole conoscenze che gli vengono tramandate dai padri, tutte inerenti all'agricoltura e all'allevamento. Thank you.
A partire dal XIII secolo, le autorità cittadine estendono il loro controllo sul contado circostante in un processo di progressiva sottomissione delle campagne che avviene attraverso alleanze con le comunità rurali e i signori terrieri. Spesso la stessa autorità cittadina procede a liberazioni collettive di intere schiere di servi con pagamento in denaro ai loro padroni. Non si tratta di un'operazione umanitaria, ma di un mero calcolo economico. I contadini liberi, a differenza dei servi, sono obbligati a pagare le tasse, producono di più e sono spronati, viste le migliori condizioni, a ripopolare le campagne. Con lo sviluppo soprattutto delle democrazie comunali abbiamo intere città che prendono, assumono organicamente la decisione di affrancare migliaia di servi, con la funzione da un lato di indebolire i signori che la facevano da padrone, i pezzi da 90 del territorio e affermare la giurisdizione cittadina, dall'altro di avere manodopera a buon mercato che poteva fluire in città. Coloro che prima erano servi si affrancano dalla servitù. I coloni divengono affittuari a tutti gli effetti, mentre molti, seguendo il miraggio di una vita migliore, vanno a ingrossare le fila degli strati più bassi della popolazione urbana. Nel caso, ad esempio, di Bologna, è interessante poter leggere le motivazioni di questo testo conosciuto come Liber Paradisus, dove si dice testualmente che per diritto naturale tutti gli uomini nascono originariamente liberi. Ma crescendo la malvagità umana, in base al diritto delle genti, si introdusse la servitù. Con l'acquisto di terre da parte dei cittadini, sulla scena appare la nuova figura del mezzadro, colui che abita e coltiva la terra del padrone, dividendo equamente a metà le spese e la produzione. Il funzionamento che aveva caratterizzato il cosiddetto sistema curtense fino a quel momento lì, si rompe. Non sono più due parti che si sorreggono a vicenda. Questo determina il passaggio che è graduale ma non tanto dal colonato tipico del sistema curtense a due forme diverse di conduzione della terra che sono le affittanze e la mezzadria. La mezzadria aveva avuto alcune anticipazioni, ad esempio i signori quando avevano interesse a trasformare una terra qualunque, cerealicola, in una preziosa vigna, avevano addirittura già introdotto delle figure contrattuali. La più bella, la più interessante da osservare si chiama la pastinazio. Si dava una terra a un colono. Se questo colono riusciva a trasformarla in vigna e in vigna di pregio, metà della terra diventava sua. Vogliamo che le nostre ville, che abbiamo istituito per il nostro profitto, siano sfruttate integralmente a nostro vantaggio e non all'altrui. Quando i nostri giudici devono occuparsi dei lavori agresti sulle nostre terre, seminare, arare, raccogliere le messi, falciare il fieno o vendemmiare, ciascuno di loro in ogni località, al momento di eseguire questi lavori, provveda e regoli le cose in modo che tutto si svolga nel modo migliore. Che ciascuno dei giudici adempia pienamente al suo compito, come gli è stato prescritto. E se fosse necessario lavorare di più, faccia calcolare se si debba aumentare il carico di lavoro o le giornate lavorative. Che i nostri fattori, forestali, cavallanti, dispensieri, decani, esattori e gli altri inservienti arino ciascuno una quantità di terra determinata, consegnino dei maiali dai loro mansi e per le prestazioni manuali provvedano diligentemente ai loro compiti. E ogni fattore che abbia un beneficio invii in sua vece un subalterno che adempia per lui alle prestazioni manuali e agli altri servizi. Un rapporto molto stretto tra proprietari e contadini che implica fiducia e rispetto reciproci e di conseguenza provoca spesso aspri conflitti tra contado e città.
Le interminabili processioni religiose sono l'occasione ideale per incontri clandestini, per combinare matrimoni e a volte per risolvere delle dispute rimaste in sospeso. Vari appuntamenti sacri, come il Natale, l'Epifania e la Pasqua, costituiscono una pausa al lavoro nei campi. In questi momenti si susseguono vorticosamente feste e festeggiamenti. Le osterie vengono prese d'assalto, il vino scorre abbondante nelle vene, vengono intonati canti popolari e improvvisati balli su gambe un po' malferme, consentendo alla gente di trovare un momento di serenità. La religione cristiana propone una verità inconfutabile, crea una divisione netta tra il bene e il male, difficilmente applicabile nel mondo rurale. Le tradizioni e le abitudini contadine si mescolano ai precetti religiosi, interrogativi e paure trovano risposte più concrete nel folklore che in Dio, tanto indefinibile e lontano. La Chiesa non si chiuda su se stessa. È infatti necessario che siano trasformati i riti pagani da culto dei demoni in devozione al vero Dio. Non dimentichiamo che esiste un tessuto capillare anche di chiese dedicate al culto e al servizio religioso che sono gestite dal clero secolare. Esistono le diocesi, all'interno delle diocesi, quelle cellule elementari di aggregazione contadina che sono le cosiddette pievi. Le pievi sono un'istituzione voluta dai Carolingi, le quali si segnalano per avere un clero che rende un servizio religioso in un determinato territorio, a un popolo fedele, che sono i fili ecclesie di quella pieve, che in quella pieve vengono battezzati soprattutto e ricevono i sacramenti, e alla quale pieve normalmente versano, come corrispettivo del servizio religioso ricevuto, la cosiddetta decima, vale a dire la decima parte dei prodotti. Un buon dosaggio di fede cristiana e di usanze rurali permettono al sacerdote del villaggio di donare alla popolazione un senso di sicurezza e stabilità. Non sono rari i casi di esorcismo effettuati su innocenti bimbi deformi, di intere zone boschive benedette allo scopo di allontanare gli spiriti maligni che vi dimorano e di interminabili veglie notturne sulle tombe per convincere le anime dei morti a non turbare il sonno dei vivi. A far da tramite si ponga il sacerdote, che deve di tanto in tanto incontrarsi con il popolo e, bene o male, ne deve comprendere le necessità quotidiane. E quando incontra la religione del popolo, egli deve reagire, cercando di indirizzarla, modificarla o correggerla. La popolazione deporrà l'errore dal proprio cuore e accorrerà per conoscere e adorare il vero Dio. Tutto questo lo possiamo riscontrare attraverso una lunga sequenza di pratiche che vengono combattute ufficialmente dalla Chiesa, ma spesso da un clero che era proprio incolto e condivideva con le popolazioni contadine le stesse sommarietà, potremmo dire superficialità, su un piano strettamente dottrinale. Un prete di Verona, ad esempio, benediva dei pomi, delle mele e poi li distribuiva accompagnandoli con questa formula: «Magna questo che febbre ti andrà via». Oppure potremmo fare un altro esempio ancora di questa miscela curiosa di magia e religiosità con una pratica che è stata riscontrata pure nell'Italia settentrionale, per cui si accendevano 12 candele con un breve, cioè una strisciolina di carta su cui era scritto il nome di un diverso apostolo, e naturalmente la candela che durava di più dava il nome dell'apostolo per il quale si doveva celebrare una messa affinché potesse guarire una persona dal cosiddetto male caduco. Lontana dalle severe e rigide regole della Chiesa, la religione riesce a penetrare le maglie della società rurale presentandosi come un elemento malleabile, modificabile in base alle esigenze della comunità e capace di rispondere ai timori e ai dubbi ancestrali del popolo contadino.
La vendemmia è un momento gioioso a cui partecipano donne, bambini e anziani. Rappresenta il termine del lungo lavoro di cura delle viti e prelude all'allegria delle bevute future. Elemento principe sulla tavola contadina, il vino contribuisce all'apporto calorico nella scarsa e poco nutriente dieta rurale, costituita essenzialmente da cereali, i meno pregiati, come la crusca, la segale e l'orzo, consumati sotto forma di pane nero o zuppe. Le proteine vengono assimilate con il consumo di legumi, dato che la carne è cibo molto raro, mangiata solo nelle grandi occasioni, feste, matrimoni e cresime, quando la tavola viene riccamente imbandita, a volte scialacquando le riserve di un intero mese. Esistono intere aree segnate da particolari caratteristiche ambientali e da una propria autonomia politica. In Veneto, la zona alpina comincia ad aprirsi al mondo circostante solo alla svolta del millennio, quando i proprietari fondiari e le città riconoscono in essa un bacino di materie prime a cui attingere. Si tratta di territori difficili, dove l'agricoltura si svolge in maniera ancora più dura rispetto alle campagne di pianura, mentre l'allevamento risulta quasi autosufficiente grazie alla grande quantità e qualità dei pascoli. Divenendo di dominio delle signorie cittadine prima e della Repubblica di Venezia poi, all'inizio del XV secolo le aree montane vivono forme amministrative peculiari e si pongono in rapporto più o meno stretto con le realtà urbane di riferimento. Che esistono aree più inerti, se così posso dire, in tutto l'Occidente europeo, dove questa influenza delle città è più debole, zone potremmo dire anurbane per certi aspetti, che sono ovviamente in notevole misura, anche se non esclusivamente, le zone di montagna. Proprio per ragioni geografiche facilmente comprensibili, se pensiamo all'Europa, ecco, sono queste le zone dove in qualche modo si mantiene un assetto sociale, un tipo di economia e potremmo anche forse aggiungere una forma di vita e una mentalità specifiche che sono legate appunto a delle categorie della conservatività, del tradizionalismo. In questo luogo abbiamo quattro buoi
con due joghi, due vomeri, due carri, una zappa, una mannaia, due scuri, tre seghe, otto falci per mietere, sette recipienti per il vino, 25 maiali. Abbiamo ricavato 30 carri di fieno. Tra servi e ancelle, maggiorenni e minorenni, ne abbiamo 62. Il luogo è dotato di due ospizi, dai quali dipendono 5 poderi, su cui risiedono 9 coloni dipendenti. Le abbondanti riserve boschive delle zone montuose fa di esse un'appetibile risorsa che ogni autorità cittadina tenta di accaparrarsi. Dopo l'annessione alla Repubblica di Venezia, il commercio di legname subisce una forte accelerazione che in molti casi influisce profondamente sulle stesse comunità locali. Un centro urbano come Venezia, una città nuova per eccellenza che sorge sulle lagune, come mostrano anche scavi recenti fatti nel sottosuolo, in terreni estremamente friabili, soggetti a depressione, dovette per forza di cose strutturarsi mediante una vera e propria foresta di fondamenta costituite da pali di enormi dimensioni che venivano conficcati sul terreno per poter dare consistenza appunto al suolo su cui sorgeva la città. Vennero distrutti migliaia di ettari di foresta per aumentare la superficie delle terre arabili e dei pascoli. Inoltre, a parte il fatto che all'epoca il legno era il principale combustibile sia per uso domestico che per uso industriale, serviva anche nella costruzione delle case, dei mulini ad acqua, dei ponti, delle installazioni militari, delle fortificazioni, delle palizzate di difesa, delle botti e dei tini dei vignaioli. Le navi erano di legno, come pure le macchine e i telai dei tessitori. Come vie di trasporto si utilizzano i corsi dei maggiori fiumi dell'area veneta, l'Adige, il Brenta, il Piave, il Tagliamento. A Verona, ad esempio, esisteva un'intera corporazione di radaroli, cioè coloro che facevano fluitare il legname dall'Alto Adige, dal Trentino, verso Verona e poi tutta la sottostante pianura dove era abbondantemente lavorato. Boscaioli, addetti al trasporto per via fluviale, zatterieri, segatori, tutti lavori che segnano i vari passaggi di questa filiera economica. Nascono nuovi centri abitati lungo i punti di transito, di accumulo o di lavorazione del legname, mentre l'ambiente subisce notevoli modifiche attraverso la costruzione di dighe e ampliamenti dei letti fluviali. All'inizio del XIV secolo, nelle campagne vive poco meno dell'80% della popolazione. I decenni successivi segnano un periodo di grave crisi. Fame, guerre ed epidemie perseguitano le popolazioni che crollano drasticamente di numero. La terribile peste del 1348, che arriva a Venezia nel gennaio di quell'anno e si diffonde presto nelle città e nelle aree rurali della terraferma, provoca perdite enormi, stimate a più di 2/3 dell'intera popolazione. La peste nera del 1348 e le epidemie successive che si susseguono a distanza di circa 10 anni l'una dall'altra, ecco, rappresentano veramente una rottura traumatica per la storia dell'Occidente medievale. Ampi territori tornano ad essere dominio di boschi e sterpaglie, molti villaggi vengono definitivamente abbandonati e molte zone ridiventano paludose e malsane. Discesero piogge autunnali così abbondanti che i frutti non poterono maturare. Alla fame, dunque, che ha invaso la terra nella sua totalità, è seguita la mortalità degli uomini e soprattutto dei poveri, tanto che a stento i vivi potevano seppellire i morti.
sapere di vivere in una zona dove c'è un'epidemia, ma a sapere che la regione vicina ne è immune, ti crea un senso di speranza o una possibilità di fuga, oppure che la guarigione arrivi anche da te. Speranza che non puoi avere quando hai la sensazione che da qualunque luogo arrivi un viaggiatore, racconta che anche lì stanno morendo, anche nei suoi luoghi di provenienza, stanno morendo a migliaia per la stessa causa. Questo crea un fortissimo sbandamento sociale, oltre che una concreta impossibilità in molti casi di salvarsi dal contagio. La morte nera coglie impreparata la società, incapace di affrontare la malattia, di dare una spiegazione medica e scientifica al fenomeno, di approntare delle misure efficaci per il contenimento del contagio. A molti le carni cadevano a brani, come li bruciasse un fuoco sacro che divorava le loro viscere. Le membra, a poco rose dal male, diventavano nere come carbone. Morivano rapidamente tra atroci sofferenze, oppure continuavano, privi dei piedi e delle mani, un'esistenza peggiore della morte. Molti altri si contorcevano in convulsioni. Solo nella seconda metà del XV secolo le campagne cominciano a risollevarsi. Cresce la quantità e la qualità delle produzioni agricole, la popolazione rurale subisce un forte aumento demografico e ingenti capitali delle città si riversano e vengono investiti nei campi. Al contrario di quanto si possa credere, il contadino è l'unico a non beneficiare del clima di rinnovamento e rinascita delle campagne. La sua condizione continua a peggiorare, perdendo anche i piccoli successi ottenuti attraverso le rivolte popolari, ritorna vittima predestinata del sistema. Il legame indissolubile con la terra, la preclusione al riscatto sociale, la miseria materiale che si riflette nella miseria morale, danno a tutto l'ambiente rurale un senso di immobilità che porta a rifugiarsi nelle tradizioni e nelle consuetudini.